Ecco il paese. Ecco il piccolo mondo di un mondo piccolo piantato in qualche parte dell'Italia del Nord. Là, in quella fetta di terra grassa e piatta che sta tra il fiume e il monte, tra il Po e l'Appennino. Nebbia densa e gelata lo prima d'inverno. D'estate un sole spietato picchia martellate furibonde sui cervelli della gente. E qui tutto si esaspera. Guarda, guarda, un prete da corso! Santa Luisa Teodosio, va bene i meriti, ma quante mancanze ho fatto anch'io. E allora chiedo anche a voi di associarmi a me e chiediamo perdono al Signore delle nostre fragilità. La gratitudine per il dono di questo sacerdote ci spinge a chiedere e a invocare da Dio nuove e sante vocazioni per la nostra Chiesa di Modena Nonantola, questa ricorrenza così bella. Sergio Mantovani è stato un prete, un uomo, un amante dei motori, un uomo che ha voluto fare opere sociali importanti, che non sempre stava alle regole, anzi a volte eccedeva alle regole, ma l'obiettivo era sempre un fin di bene. Il fin di bene era l'assistere alla comunità, dire la messa, cercare di stare vicino ai campioni, raccogliere le loro sensibilità, le loro testimonianze, cercare di guardare dentro alle persone. Pensa subito alla Ferrari, al sequestro in Sardegna, al tentativo che ha fatto per liberare, e c'è riuscito, il sequestrato. Don Sergio è collegato con Don Ruspa, ma questi sono episodi. Don Sergio
ha vissuto la sua vita a servizio del Signore, ha avuto una vita di fede incredibile, è diventato prete, è vissuto da prete in mezzo alla sua gente, in parrocchia, praticamente la parrocchia di Santa Caterina, la nuova parrocchia di Santa Caterina è stata fondata da lui, tirata su da lui, e non soltanto per quanto riguarda le strutture, la chiesa campanile, l'asilo, la casa del sole della gioia, la palestra, ma quello che conta di più è la comunità di persone vive che lui amava immensamente. E insieme ai suoi parrocchiani si è speso per tantissime altre persone, specialmente per il mondo del lavoro, dagli operai, agli impiegati, ai dipendenti di prima qualità, quelli che comandavano, a quelli che servivano. Don Sergio era sempre presente in mezzo alla gente con un cuore di pastore. Io ricordo in particolare Don Sergio in visita agli ammalati. Raramente gli scappava un ammalato senza che lui lo andasse a visitare e cercasse in tutti i modi di riconciliarlo con Dio. Io ho cercato di fare il dono, insomma, però ho fatto anche tirato la chiesa, quindi non è un'opera buona. Però. Qualche volta ho disobbedito le leggi quando ho tirato giù la chiesa, non l'ho fatto perché era tanto volante, quindi non ho voluto fare delle offese sia ai giudici o meno. Io credo che Don Sergio abbia rappresentato per noi, come posso dire, la nostra vita migliore. È stato un uomo che ha saputo essere presente per tutti, giovani, vecchi, buoni, ricchi, cattivi, poveri. Insomma, era un uomo che aveva una universalità in tutti i sensi. Pilota e Fangio, perché per me Fangio era un fratello, un amico, e anche diciamo gli altri, e anche il Porcello, il mio Elio De Angelis, che per me insomma abbiamo dedicato appunto la palestra, lui, poi gli ultimi anche ci hanno dato il supporto del papà quando l'avevano catturato in Vinci. Sono tranquillo perché ho cercato di fare il bene anche in queste opere, di avere qualcosa davanti, di comprare di sangue. Sono andato
passato quando è successo che la massa andò a battere, ma metti i caschi d'oro, io una persona bella, ma come c'è il mazzo sopra il corpo, e la testa è bella. Sempre nelle mie preghiere, poi cerchiamo di fare la volontà di Dio, è quello che va bene per tutti. Un bacione.